Eccoci qui con la carriera del nostro Lecce, ragazzi. Siamo contro la Spezia oggi. Siamo a più 8 dal Foggia. Abbiamo perso un bel po' di punti. Oggi cerchiamo di fare 6 punti, sperando che riusciamo a fare 6 punti. Non riusciamo più a vincere partite. Ne vinciamo una su due, ne vinciamo una, ne pareggiamo due. La formazione è la solita e iniziamo questa prima partita di questo lunedì contro la Spezia. Sì, siamo alla Spezia, ragazzi. I giocatori del Lecce si stanno allenando. Brutto girone di ritorno, pochi punti in questo girone di ritorno, dopo aver fatto un bellissimo girone di andata dove avevamo un distacco di 15 punti sul Foggia secondo. Ci siamo persi, abbiamo perso punti in giro per l'Italia in questo girone di ritorno, riducendo il nostro distacco a 8 punti dal Foggia. Oggi qui alla Spezia per cercare di vincere e soprattutto convincere il nostro allenatore che è un po' deludente. E parte subito lo Spezia con Ricci, Ricci subito per Crimi, Crimi prova dalla fascia ancora per Ricci, ancora Ricci, Ricci che la passa centrale per Mora. Mora per Ricci, lo Spezia che cerca subito spazi. Ancora Ricci, Ricci che la allarga verso Bartolomei. Ancora Bartolomei che prova a spingere, ma niente, chiude bene la difesa del Lecce che prova subito a ripartire di velocità con il tacco. Il tacco ancora verso Faraoni. Faraoni prova a spingere lì in fascia destra, la prova a buttare in mezzo per Stoia. Ne esce benissimo il portiere spezzino, ma ancora il Lecce con Faraoni. Faraoni di tacco perché anche hanno vede l'inserimento di Arp. Arp in mezzo a 4, ancora Arp si prova a girare, la prova a buttare in mezzo per Stojan, Stojan indietro per Takiris, Takiris ancora per Arp, ancora Takiris che la passa per Arp, Arp ancora per il giocatore, la Spezia tutti in difesa, sono i giocatori della Spezia, ci sono tipo 8 difensori, ancora Stojan che prova a bucare, prova il tiro, Stojan dall'altra parte prova ad arrivarci Sensi, chiude Crivello. In calcio d'angolo, primo angolo al 35esimo, Sensi dalla bandierina, la prova a buttare in mezzo, prova il colpo di testa, Arp che sbaglia neanche tantissimo e prova a ripartire lo Spezia, Erling spazza in rimessa laterale, siamo vicini all'area di rigore del Lecce, fa Arp la stoppa di petto, la prova a buttare indietro, Arp oggi ragazzi deludente. Penso di sostituirlo e di provare la carta alla mantia di tacco. Intanto la Spezia con Mora. Mora ancora per Galabinovic. Gianni a sinistra per Crivello. Ancora Crivello che prova a spingere. 1-2. Ancora Crivello capisce tutto a Cardi. Che prova a far ripartire Arpa. Arpa altro sbagliato per Ricci. Ricci ancora per Galabinov. Ancora Ricci. Ricci indietro per Bartolomei. Finisce il primo tempo 0-0. Bel primo tempo del Lecce. Però Arte, mentre Kean ha fatto un paio di belle azioni, io leverei appunto Arp e farei giocare il nostro Lamantia. Invece per il centrocampo Falco è stanco, quindi io proverei la carta Tabanelli, mentre Banku lo voglio tenere magari più avanti. Stojan per ora può ancora mantenere il passo delle altre. Intanto ancora è Lecce con Kean, Takiris, Takiris non riesce a passare la palla per prova a ripartire adesso la Spezia di velocità con Galabinov in mezzo a 3 indietro per ancora Mora, Mora ancora per Galabinov, ancora Bitacqui, ancora Mora che prova a buttarla in mezzo, no, 1-0 Spezia ragazzi, unica vera azione degli spezzini e portano 1-0, non ci voleva ragazzi perché comunque l'abbiamo dominata noi in questi primi 45 minuti la Spezia, invece noi prima imbucata della Spezia e adesso vediamo come reagiamo ancora a Lecce con Kean, Kean ancora per Lamantia, Lamantia che la passa indietro per Faraoni, adesso il Lecce la vuole recuperare di prima, Sensi per Lamantia, ancora Lamantia, ma niente, ancora Crivello che prova a recuperare, il Lecce adesso prova a pressare alto, la spazza via dall'altra parte Crimi, Crimi ancora per Ricci, Ricci prova a passarla per Bartolomei, Bartolomei per Mora, Mora subito per Faraoni, ma Faraoni chiude benissimo. Ma recupera la palla, bravissimo Takiris, ancora lo Spezia che prova l'inserimento verso Giasi, Giasi, ancora chiude benissimo Tabanelli che la passa per Stojan, Stojan subito per Takiris, Stojan bravissimo per Lamantia, Lamantia ancora per Tabanelli, Tabanelli ancora per Lamantia,
La Mantia che la passa per Takidis, ancora Takidis vede l'inserimento di La Mantia che non riesce. Arriva da dietro, prova la bomba, ancora! Seconda bomba, ragazzi! 1-1 al 73esimo. Tabanelli, neo entrato, prova la prima volta e la palla rimbalza sulla difesa della Spezia. Seconda volta invece riesce a sfondare di sinistro, ragazzi. 1-1, primo gol in Serie B. E io adesso ne approfitterei. Mancano esattamente 10 minuti. Io metterei Stojan qua. Kean non mi sta più dando quella soddisfazione. Io metterei anche Banku e proverei così, ragazzi, con Stojan, Lamantia e Banku dietro. Applausi per Kean. Ha giocato molto meglio, a parere mio, di Arp, e vediamo adesso se riusciamo a vincerla. La Spezia subito con Gianni. Gianni che prova subito il passaggio lungo, ma capisce tutto il nostro Tabanelli. Tabanelli, bravissimo. Ancora palla della Spezia con Mastino. Mastino ancora per Galabinov. Galabinov ancora per Mora. Mora, la Spezia che vuole vincere la partita. Ancora la Spezia con Crivello. Crivello ancora per Bidacqui. Passaggi per Bartolomeo. Capisce tutto il nostro Banku. Subito prova a ripartire Lecce con la dietro. Ancora Tabanelli. Tabanelli ancora per Bani. Bani vede l'inserimento di Faraoni, ancora Bani, Lecce, ancora con Bani ancora per Stojan, no, che sbaglia tutto e finisce 1-1. Dovremmo essere qualificati in Serie A se abbiamo vinto la Serie B, ragazzi. Quindi festeggiamenti tutta la notte a Lecce. Dopo, infatti, andremo a vedere Studio Sport dove ci saranno gli allenamenti, e dopo, ragazzi, vedrete la festa per questa vincita della Serie B, dove il Lecce ha vinto finalmente con un mese in anticipo la Serie B. Sono contentissimo, ci goderemo tutti i nostri festeggiamenti a Lecce, tutta la notte si festeggia. Adesso però, bando alle ciance, abbiamo la partita importantissima in casa contro il Pescara, la sesta. Siamo a 16 punti di distacco dal Pescara. Adesso dobbiamo stare molto 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 attenti. Io voglio fare una pazzia, voglio levare Arp che non mi è piaciuto, Ken lo voglio mettere a destra e voglio provare subito la carta Banku. Andiamo in Via del Mare. Dopo i festeggiamenti, dopo il pareggio, dove siamo saliti in Serie A matematicamente, il Lecce e i tifosi del Lecce cercano di vincere anche comunque dopo aver dormito poco, perché i festeggiamenti sono durati tutta la notte qui a Lecce e dintorni. Il Lecce prova subito con Acardi, che ancora non ha dormito Acardi. Infatti sbaglia il primo passaggio, anche Faraoni sbaglia. Prova a recuperare però bene Lecce con Takidis. Il tacco ancora di velocità, il tacco prova a far salire tutta la squadra. Ancora il tacco che la passa verso Falco. Falco, mamma mia, inserimento per Kean. Kean, subito 1-0 Lecce. Kean al quarto minuto. Kean, ragazzi, va fatto giocare a destra. Cuoricino di Kean. Kean che giura eterno amore a Lecce anche in Serie A, ragazzi. E se questi tifosi ancora sono mezzi addormentati, però riescono comunque a esultare. Intanto, quindicesimo gol in Serie B per il nostro Kean, che dovrebbe essere il capocannoniere di questa Serie B. Intanto, Faraoni lotta. Takidis capita con Banku. Banku, inserimento bellissimo per Stojan. Stojan di velocità.
Ancora storia, anche la prova a buttare in mezzo per Ken. Doppietta di Moise Ken, ragazzi. Numero 9 del Lecce. Dopo 18 minuti appena chiude matematicamente questa partita, dove il Lecce molto 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 più attento dopo il mezzo passo falso che abbiamo fatto. 16° gol per il nostro ex Juventino, il Pescara sotto di 2 gol dopo 19 minuti. Va bene, ma Monachello anticipa anche lui. Ancora il Lecce che prova, chiude benissimo con Faraoni, Faraoni per Kean. Kean, mamma mia che inserimento per Stojan. Stojan, Stojan, pallonetto, no! Maro, che pallonetto di Stojan. Rivediamo i replay, Stojan da solo davanti al portiere, l'alza. Il portiere non ci arriva. No, mi sembra che il portiere l'abbia deviata. La deviazione in angolo. Ecco perché l'ha toccata con le punta. Con la punta delle ancora Lecce che prova e finisce il primo tempo bellissimo. Ah no. Ah no, 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 raga, non è finito il primo tempo. Giocatore del Pescara a terra, l'arbitro chiama la barella. Infortunio grave, si tocca, si sta toccando il ginocchio. Rivediamo il replay. Ha fatto tutto lui, ragazzi, è caduto lui. Si tocca il ginocchio sinistro, sostituzione al 46esimo, a fine primo tempo. Rimessa, giustamente gli diamo la palla. Plizzarri. Adesso Plizzarri ha neanche il tempo di buttarla. Finisce il primo tempo, ragazzi, 2-0. Bellissima, che ha fatto la sua doppietta qui in casa. Bellissima, io non toccherei niente. Per scaramanzia non toccherei niente, lascerei così. Perché da oggi abbiamo fatto uno, stiamo facendo una bellissima partita. Intanto inizia il secondo tempo, subito con Gravilon, che la può buttare in mezzo. Monachello per Mancuso, ancora il Pescara che prova con Mancuso, ancora Mancuso che prova di tacco, Stojan capisce tutto per il tacco che la prova a passare per Kean, ancora il Lecce che chiude bene, ancora il Lecce, occhio ragazzi, piano, Bani bravissimo per Sensi e per Takidis, ancora il Lecce con Takidis, Takidis inserimento per Kean, 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 tripletta per lui, oggi Kean ragazzi è un mostro, bellissima però anche l'assist di Sensi. Oggi Super Kean, ragazzesimo gol in Serie B. Kean si sta facendo, sta cercando di recuperare tutti i gol che non è riuscito a fare in quel mese e mezzo dove Lecce ha avuto il suo periodo più buio. Pescara con Bruskman, ancora il Pescara che prova ad attaccare con Makin, Makin che prova l'inserimento verso Mancuso, ma è molto 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 più veloce il nostro Stojan. Stojan bravissimo, no. No, è qua ragazzi, errore della difesa. Qua ha sbagliato il difensore a spazzare, ha spazzato male il difensore qua. E 3-1 del Pescara, rivediamo i replay. Era riuscito il nostro terzino a buttarla via. E poi Bani, se non sbaglio, gliel'ha buttata addosso al giocatore. E il giocatore del Pescara anticipa i nostri difensori, accorcia questo 3-1, però il Lecce subito contropiede veloce del Lecce, siamo 3 contro 3. Ancora Sensi, Sensi che la passa verso Kean. Kean bravissimo per Stojan, Stojan, tira Stojan. Mamma mia che azione ragazzi, Stojan 4-1 Lecce all'82esimo. Partita chiusa, bellissima azione di ripartenza del Lecce dopo il passaggio sbagliato del Pescara. C'è 11° gol per il nostro Stojan, risultato di 4-1. Manca, prova a passare brutta. Ancora Balzano e finisce ragazzi 4-1 Lecce. Mamma mia che partita questa ragazzi è stato un partitone questo. Il Lecce qua ha giocato spettacolarmente. Esultano i giocatori del Lecce contentissimi per questa super prova. Anche l'allenatore Fefe Channel è molto contento dei propri giocatori. Partita bellissima, bella, 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 bella. E si salta. E chi non salta? Un foggiano, chi non salta? Un foggiano, E ragazzi, la premiazione per questa Serie B. Siamo ufficialmente in Serie A, ragazzi. Finalmente si torna in A. E fra poco arriva il capitano che alza la coppa. Alzala, alzala, alzala al cielo, oh capi, alzala al cielo, oh, olè!
Bella ragazzi, siamo promossi, siamo riusciti in questo sogno del Lecce, in questo sogno dove Lecce è salito ed è ufficialmente in Serie A. Ufficialmente ragazzi, doppi festeggiamenti, anche stanotte sicuramente ci saranno i festeggiamenti in tutta Lecce e si va sotto la curva con il tacco capitano, ha disputato a parere mio due bellissime partite. Ed eccoci sotto la Nord, ragazzi, con il nostro Lecce e i tifosi contentissimi, contentissimi. E si alza, l'abbiamo vinta in trasferta e l'abbiamo. Però sono contentissimo perché siamo riusciti a essere premiati in casa davanti ai nostri 40.000 giocatori. Foto ricordo per questa Serie B vinta con largo anticipo, l'abbiamo vinta. Però ragazzi, si vola in Serie A. Finalmente siamo riusciti campioni calcio e siamo promossi. Un Kean fenomenale in questa partita. Un bel 10 e lode, il Foggia ha perso in casa con il Crotone. Quindi anche questo secondo me che ci ha fatto vincere. Andiamoci a fare gli ultimi allenamenti di questa puntata con il nostro Plizzari vicinissimo all'80. Kean, idem, Noguera. Scrivetemi sotto nei commenti, ragazzi, cosa fare di Noguera, se venderlo o magari mantenerlo per un altro annetto. Io mi vado a leggere le nostre tre mail. Non stiamo seguendo i piani, non ci è impossibile perché vi ho fatto andare in A, quindi sono tutte cazzate che state dicendo voi. Avviciniamoci alla partita che giocheremo settimana prossima contro il Crotone. Ci è arrivato il resoconto sui nostri giocatori. Giuseppe Conti un 52, è bassissimo. Conferenza stampa, doppio colloquio. Marco Bleve vuole essere venduto. Penso che ti farò o ti vendo o ti metto in prestito. Dopo il nostro ultimo incontro speravo che mi avrebbe fatto giocare di più. Vuole essere mandato in prestito. Ok, adesso vediamo tutto nella prossima. Ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti se secondo voi Bleve, dobbiamo mandarlo in prestito o dobbiamo venderlo? E anche l'altro giocatore che avevo detto prima nei nostri allenamenti. Detto questo, ragazzi, che vi devo dire? Siamo ritornati in Serie A, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo un bel distacco di 11 punti dal Foggia secondo. E niente, ragazzi, un saluto al vostro Fefe Channel. Bella!